forse vale la pena che riprendiamo. Questo testo l'abbiamo scandito in tre momenti e non lo abbiamo neanche fatto tutto. Se dovessimo mangiare tanto quanto stiamo producendo, oggi mangeremo un grissino. Dunque, questi testi che voi trovate citati alla linea 58, 59, 60 sarebbero le profezie che Gesù ha fatto sulla sua morte e la sua resurrezione. Dovessimo fare l'esegesi di questi testi, io vi direi, guardate che sono testi ritoccati, questi testi contengono le parole di Gesù, ma gli evangelisti poi hanno arricchito di qualche cosa e quindi dovremmo fare il lavoro di cernita fra le parole originarie di Gesù e le aggiunte della Chiesa primitiva. Comunque, dietro a questi testi c'è la profezia di Gesù sulla sua morte e la sua risurrezione. Dunque l'Evangelista chiude la scena dei due uomini con le vesti sfolgoranti e le donne e annota: erano Maria Maddalena, Giovanna, Maria madre di Giacomo. Poi annota che c'erano anche delle altre, però non riporta il nome. La domanda è: perché Luca riporta queste tre persone e le altre no? Le altre che erano con loro raccontavano queste cose agli apostoli. Ora, se noi riprendiamo il brano di Luca capitolo ottavo, quello che abbiamo letto nella nostra prima conversazione, troviamo Maria Maddalena, eccola qua, e troviamo anche Giovanna, moglie di Cusa. Quindi queste due sono sistemate. Ma non troviamo questa qui. Queste due le possiamo anche giustificare qui perché sono forse tra le prime che hanno seguito il Maestro. Di questo gruppo di donne, questa qui probabilmente era la leader, Maria Maddalena. Probabilmente Gesù aveva anche una simpatia particolare per questa, perché sarà lei che incontrerà il risorto, lo vedremo il prossimo mese nel racconto di Giovanni. Non riusciamo a comprendere come mai c'è questa Maria, madre di Giacomo. Yes, e addirittura un fratello di Gesù. Ma eccolo qua. Questo viene detto: Giacomo è fratello di Gesù insieme a Ioses. Se voi andate al capitolo 6 di Marco, questi due signori, Giacomo il minore e Ioses, vengono detti fratelli di Gesù, solo che qui scopriamo che è un'altra Maria, la madre di Giacomo il minore di Ioses. E lo scopriamo in Marco capitolo 15. Quando Marco annota chi erano le donne che hanno visto la deposizione di Gesù dalla croce e la sua sepoltura. Vi erano anche alcune donne che osservavano da lontano. Queste sono quelle che sono presenti alla crocifissione, per essere esatti, tra le quali Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo, il minore, e di Ioses, e Salome, che in Luca non compare. Questa Salome non c'è, viene nominata, vengono nominate queste tre persone. Probabilmente la nomina delle prime due, abbiamo detto, può essere spiegato con il fatto che queste due erano tra le prime, o forse addirittura le prime due che hanno seguito Gesù.
Questa invece è spiegabile con il fatto che era una donna imparentata con Gesù. Perché se Giacomo e Iosef vengono chiamati fratelli di Gesù, sono figli di una Maria che non è la Maria di Nazareth, e vengono chiamati fratelli, vuol dire che probabilmente erano cugini, zii, chi lo sa. C'era insomma questo legame molto forte a livello parentale. Questo spiega dunque la presenza di questa Maria, madre di Giacomo. Ciò che è interessante è che queste donne raccontano queste cose agli apostoli, cioè, cosa raccontano? Sepolcro vuoto, gli angeli ci hanno detto di ricordare, abbiamo ricordato e per davvero Gesù ci aveva narrato questo. Raccontano dunque almeno tre cose, però qual è il risultato, l'effetto nei destinatari? È tremendo. Proprio i maschi qualche volta bisognerebbe picchiarli, vero? Noi capisse. Noi capisse. Io menassi, noi capisse. Quelle parole parvero agli apostoli come un vaneggiamento e non credevano ad esse. Qui il problema è grave perché questi apostoli confondono il messaggero con il messaggio. Se vi ricordate, gli angeli dicono alle donne, ricordatevi. Le donne ricordano, è scritto. E da lì capiscono perché il sepolcro è vuoto. Questo è il messaggio che le donne portano agli apostoli. E se notate, quelle parole parvero loro come un vaneggiamento e non credevano ad esse. Se io chiedo alle maestre, alle professoresse, ai maestri, ai professori di lettere, che tipo di costruzione abbiamo qui nel versetto 11, questi nostri amici ci risponderebbero, abbiamo una paratassi. Cioè, abbiamo due frasi principali, una e un'altra, congiunte dalla congiunzione e messe sullo stesso piano. Ma questa è una costruzione tipica della lingua ebraica. Il greco, se avessimo dovuto leggere un testo greco, scritto in greco, non un greco di traduzione come è questo, noi avremmo letto quelle parole parvero a loro come un vaneggiamento perché non credevano. Questo è, ha un valore esplicativo o addirittura causativo, tipico del vau ebraico. E quindi il problema degli apostoli è che non hanno preso sul serio le donne e di conseguenza non hanno preso sul serio il loro messaggio. Non sono stati oggettivi, perché tu puoi anche, è sbagliato, ma tu puoi anche non stimare la donna, ma prendi sul serio quello che ti dice, esamina quello che ti dice, che potrebbe essere importante. Appunto, quindi c'era un condizionamento culturale, però il dato oggettivo non cambia, e cioè, poiché non ti stimo, non ti credo. Chiaro? Questo è il grave. Oppure, non ti stimo e quindi non ti credo. Questo è il nostro atteggiamento anche, non mio, ma di tutti. Quando è uno stupido che parla, e noi purtroppo abbiamo queste categorie mentali, quello è stupido, quindi in automatico non può dire cose interessanti. Perciò
udiamo quella persona, ma non l'ascoltiamo. È l'errore che hanno fatto gli apostoli. Invece ogni cosa, dice San Paolo nella lettera ai Tessalonicesi, va esaminata. Poi quello che è buona la tieni, l'altro la lasci andare. Ma è la cosa che va esaminata, non la persona. E perciò noi qui notiamo il primo grande equivoco nella Chiesa nascente. Questo è un equivoco. I discepoli non giudicano, non valutano il messaggio, ma valutano le persone che portano il messaggio e nasce questa incredulità. Pietro, che però non era stupido come gli altri, nonostante fosse un bonaccione, cosa fa? Pietro, tuttavia, è interessante, tuttavia, si alzò, corse al sepolcro e chinatosi vide soltanto ta Otonia, i teli. E tornò indietro pieno di stupore per l'accaduto. Quindi Pietro in questo caso si trova più o meno nella stessa situazione delle donne quando loro si interrogano sull'assurdo del sepolcro vuoto. Lui però ha il buon senso di andare e di verificare. Perché ha questo stupore? Per il sepolcro vuoto o per i teli? Perché qui, se notate, l'Evangelista mette in evidenza i teli. Vide soltanto i teli, non ha neanche prestato attenzione lui al sepolcro vuoto. Allora lo stupore sembrerebbe essere un atteggiamento interiore che è legato alla visione di queste tele che giacevano in un certo modo. Scopriremo prossimo mese, leggendo Giovanni capitolo 20, versetto 3-10, che il problema era per davvero grosso, perché i teli erano afflosciati, non tagliati, non in disordine, come un bozzolo svuotato. Ma questo lo sappiamo da Giovanni, non da Luca. Luca dice che i teli hanno destato stupore, niente di più. Proseguiamo velocemente. In ebraico, uehinne, ed ecco. Quando voi trovate in ebraico ed ecco, è come se la macchina da presa chiudesse una scena e improvvisamente vi aprisse la macchina su un'altra scena, cioè un cambiamento radicale di scenario. E ci troviamo con due di loro. Chi erano questi due di loro? Secondo la tradizione abbiamo il nome di uno soltanto, Cleopa, che non è Cleofa. Cleopa è l'abbreviazione di Cleopatros. Costui era un ebreo della comunità alessandrina. Non dimentichiamocelo, questo è un tizio dalla mentalità aperta, è stato emigrante e addirittura probabilmente nato fuori dalla Palestina. Ed è stato educato al confronto culturale con il mondo pagano. Il nome ci dice, dunque, che lui appartiene alla diaspora egiziana. Mai in Palestina un ebreo avrebbe chiamato suo figlio Cleopa, Tros. Questo poteva avvenire solo in Egitto. Nessun papà ebreo della diaspora babilonese avrebbe chiamato suo figlio Cleopatros, sarebbe fuori luogo, fuori cultura. Dunque noi abbiamo il nome di uno di loro, perché l'altro no? Perché si dice due di loro.
Per forza. Perché è uso rabbinico, quando c'è la coppia, mettere solo il nome dell'uomo. La tradizione antica dice che questo è il papà e l'altro è il figlio. Ma allora perché non c'è il nome? Voi conoscete un caso in cui si parla di un tizio, di un papà famoso, che aveva due figli. Il Cireneo, padre di Alessandro e di Rufo. I maschi vengono nominati. Come mai qui il figlio non viene nominato? Non è il figlio, è la moglie. Tenete poi presente quest'altro dato. Resta con noi. Egli entrò. Sono verbi che indicano la casa. Resta con noi vuol dire entra in casa nostra. Ed egli entrò. Perché vi dico questo? Perché molto spesso, sia nei catechismi, sia anche nella iconografia, si parla di un albergo. No, è la casa. Ed è interessante se questa lettura che noi facciamo in base a questi elementi si trattasse di una coppia. Purtroppo Gesù non li tratta bene perché li chiama stolti e tardi di cuore, ma questa coppia è interessantissima, perché è una coppia che per prima vive l'esperienza dell'Eucaristia. Parola e pane spezzato. Vi è chiaro? I biblisti, cioè io e i miei colleghi, vi diremmo ma che qui sia l'Eucaristia è un po' difficile, perché noi siamo ipercritici. Però la Chiesa, nella sua tradizione plurimillenaria, bimillenaria, ha sempre adoperato questo testo come legato all'esperienza eucaristica, sia nei suoi documenti, sia nella liturgia. Vi è chiaro? I biblisti invece hanno qualche perplessità, ma lasciamoli stare. Dunque, ed ecco in quello stesso giorno due di loro erano in cammino. Tenete presente questo essere in cammino. Perché? Luca è quello che sviluppa questo concetto come concetto che esprime la vita cristiana. Chi è il cristiano? Colui che è in cammino. Non è il perfetto. È colui che sarà perfetto come è perfetto il Padre vostro. C'è il futuro nel testo greco. E quindi un credente fa il suo atto di fede e parte per compiere il suo itinerario. Non significa essere dentro in una stanza quando si dice io sono credente, quindi ho tutte le perfezioni a tiro. No. Sei in cammino e il tuo cammino è diverso dal mio e il nostro è diverso dal cammino della terza persona. Ognuno ha la sua strada per raggiungere Dio. E se voi fate una piccola analisi dei vari figure di santi che abbiamo nella storia della Chiesa, avete la controprova di cosa significa ognuno ha il suo cammino. Francesco è diventato santo in un modo ben diverso da quello che è stato il cammino di santità per Ignazio di Loyola, totalmente diverso da quello di Domenico di Guzman, e questi tre totalmente diversi dal cammino che ha fatto Santa Teresa del Bambin Gesù. Ognuno ha la sua strada. Se non capiamo questo,
noi rischiamo di applicare il mito di Procuste alla vita cristiana.